apertura ci occupiamo dell'Aventino, dei parlamentari leghisti, la protesta seguita al sequestro dei conti della Lega disposto dal Tribunale di Genova dopo la condanna di Bossi e Belsito per truffa ai danni dello Stato. Oggi sono venuti a Norcia alcuni senatori della Lega Nord. Li ha seguiti per noi Paolo Raffaelli. Una folta delegazione di senatori della Lega Nord, guidati dal presidente del gruppo Gianmarco Centinaio, contro gli altri senatori Calderoli e Candiani, per protestare da una parte contro la nota sentenza della magistratura che li ha privati delle risorse economiche con cui sostengono impossibile fare politica. Dall'altra però, nel momento in cui si assentano per protesta per una settimana dal Parlamento, per dire qui nelle zone terremotate, Norcia, Cascia, in tutto il centro Italia, che la loro non è un'assenza assenteista dal Parlamento, ma un modo per testimoniare vicinanza alle comunità. Sì, una protesta nei confronti di un atto gravissimo da parte della magistratura nei confronti del terzo partito italiano, e di conseguenza come gruppi parlamentari abbiamo deciso di non entrare in aula questa settimana, però come qualcuno aveva ironizzato, qualcuno aveva detto andate in vacanza, no, noi stiamo sul territorio e di conseguenza stare sul territorio vuol dire andare in quei territori che hanno maggiormente bisogno. Riteniamo che questo sia un territorio che ha ancora tanto tanto bisogno. Questa è la dimostrazione della necessità di un intervento anche a livello governativo, perché non basta mettere in sicurezza qualcosa, va ricostruito e ricostruito in fretta, visto che stiamo parlando di anni. La ricostruzione di Norcia, come di tutte le altre realtà terremotate, non può durare nel tempo, deve essere affrontata velocemente. Teniamo conto che la ricostruzione non si fa solo con gli edifici, ma con il sistema economico, con le persone. È la stessa cosa che ha bisogno il Paese, di rimettersi velocemente in moto, senza troppa propaganda, ma con molta concretezza.